Signore e signori, buonasera e benvenuti qui su Corso Giovanni Nicotera. Grazie, grazie. Benvenuti a questa magica serata. È una serata all'insegna del divertimento e anche dello scherzo. Questa sera abbiamo grandissimi artisti che sono venuti da tutto il mondo. Abbiamo dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, da ogni parte del mondo che sono venuti qui stasera per esibirsi, per proporvi tutta una serie, una carrellata di canzoni che hanno avuto un grandissimo successo nella storia della musica leggera e della musica pop. Io sono solamente di spalla qui questa sera perché abbiamo una grande professionista che presenterà la serata, la chiamo subito, accogliamola con un grande applauso, Luisa Vaccaro! Eccola qui. Grazie! Guarda, arrivare a presentare il Festival degli Incompresi per me è una gioia. Sono arrivata, la mia carriera finisce qui. Ah, come finisce qui? Inizia qui, dai! Non potrei andare oltre. Guarda, noi siamo una città veramente di incompresi, guarda. Se vai su Facebook, guarda che li trovi tutti quanti. Tutti vanno a fare i sindaci, tutti vanno a fare allenatori di palloni, tutti vanno a fare i calciatori, tutti vanno a fare. Quanti chef abbiamo anche? Ah, cuochi, primo sono io. Allora, Luisa, veramente mi ha fatto piacere stasera che sei qui, che ho l'onore di farti la spalla. Conduci tu tutta la serata, io ogni tanto mi intrometterò. È quella la parte critica. Il tuo arrivo, non so come gestirti, però non ti preoccupare, ce la caveremo. Io inizierei con un buonasera e benvenuti a tutti alla prima edizione del Festival degli Incompresi. Lo ricordiamo, un evento che si inserisce nella manifestazione, Lamezia al Centro, una manifestazione di promozione territoriale che sta animando il centro di Lamezia Terme ormai dall'11 settembre e che continuerà fino al 10 ottobre, condizioni meteorologiche permettendo. Ecco, subito tu mi provochi, dai. Sì. Avete visto l'altamente, ieri un disastro c'è stato, ha bollato tutto, manco le cane che è successo. Sì, ma la pitta, alla fine. La pitta, allora, colgo l'occasione per dirvi, la pitta la facciamo sabato prossimo insieme a tutte le altre degustazioni che ci saranno, perché la pitta ieri non potevano venire a San Costantino Calabro. Non potevano rischiare, ecco, se ci fosse stata veramente un temporale si sarebbero persi molti soldi, quindi era veramente peccato. Però per tutti quelli che la vogliono degustare, venite sabato prossimo ci sarà un grande evento, perché per gli amanti della musica popolare ci saranno gli artisti tra i più importanti della Calabria, di suonatori, di tarantella, di zampogne, di pepita, di fischietto. Tarantallaria si chiama la manifestazione. Bene. Iniziamo, però prima presentiamo una giuria d'eccellenza per questo Festival degli Incompresi. Io partirei subito e mi seguite chiaramente con un applauso con il presidente di giuria, la dottoressa Luigia Spinelli, alla quale consegniamo un omaggio floreale offerto dalla Prologo della Mezza Terra. Grazie al Valletto, Pasquale e poi tutte le super componenti, quindi la dottoressa Teresa Ruberto. Guarda, io se fossi al posto tuo me le bacerei tutte, però. Dottoressa Giovanna Viola. Dottoressa Tina Ciliberti. Io ne avrei preso anche due buche in mano, però va bene. Senti, è una passerella, che vero? E dottoressa Mary Saladino, ho accompagnato. Un grande applauso alla nostra giuria di qualità, guardate, è stato veramente difficile scegliere questi giurati perché sono veramente al top della competenza musicale alla Lamezia Terme. Ci dispiace per gli altri, però loro sono veramente dei professionisti, hanno studiato tutti al conservatorio e quindi sono veramente a questo punto di vista nessuno ci. Com'è? Scusate, a conservificio sono stati, per cui una giuria veramente, facciamo un grande applauso alla nostra giuria, dai! E allora però un omaggio floreale, scusami, un omaggio floreale alla nostra grande Luisa Vaccaro, e me la spaciucchio pure! È
Ciu fu. Pensavo che per me c'erano dei fiori di zucca, invece anche i fiori... Uricucuzzi. Sì. Dopo ti canto la canzone, Uricucuzzi. Allora, Luisa, siamo pronti per partire con la gara? Vuoi spiegare la modalità anche del voto, come funziona? Innanzitutto protagonisti saranno gli incompresi. Perché? Incompresi o perché sono troppo bravi da essere compresi dalla città? Alcuni sono incomprensibili proprio. Oppure perché forse sono un po' acerbi nella loro arte, però comunque incompresi. La nostra giuria deciderà con un voto che va da meno 5 a meno 1 il grado di incomprensione. Eh sì, bisogna fare tutto alla rovescia, no? E se no era troppo facile. Se sono degli incompresi, anche con il voto che esprimerà la giuria dovranno proprio, come dire... Ma posso farti una domanda? Ma tu ti senti un artista incompreso? È una vita io che mi sento un artista incompreso, guarda. Cantante, attore, ballerino, sono un po' di tutto. Va bene. Ma tutto incompreso però. Tutto. Bene, partiamo. Chi inizia questo Festival degli Incompresi? È una grande, veramente, una grande cantante. Ah. Chiamala, annunciala che poi ti dico di più. Signore e signori, direttamente alla Vezia Terme per il Festival degli Incompresi, Chiara Palaia. Forza, con un grande applauso, la nostra Chiara, eccola qui. Ciao Chiara, come stai? Chiara è stata la prima vincitrice del mio spettacolo C-Factor, non so chi se lo ricorda di voi. Sì, lo ricordiamo bene. Ve lo ricordate C-Factor? Perché è solo una questione di C-Factor, lei naturalmente ha vinto perché ce l'ha. Ce l'ha? Ce l'ha? Chissà. Ce l'hai. Speriamo. Allora Luisa canterà una canzone che è del 1969. Portata, questa l'ha scritta il chitarrista dei Creedence Clearwater Revival. Che io pure proprio, lasciatemi stare. Però mi ricordo che è stata portata a successo da Tina Turner, quando si filavano un po' insieme. Una grande canzone, me la ricordo io che il 1970, quando c'erano i jukebox sul Lido Sant'Antonio a Gizzeria, con un carro rilato ci azzeccavo un modo in ciò, invece non ci mettiamo i soldi, ci azzeccavo un carro rilato. E la prima canzone che io mettevo sempre era questa qua. Signore e signori, Ruth Mary! Grazie. Buonasera a tutti. Rolling on.
adesso chiama... Tocca alla giuria. Tocca alla giuria. Grazie Chiara, aspetta un attimo, vediamo la giuria che cosa, come si comporta con te. Ci hai parlato prima? No, 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 non abbiamo avuto nessuno. Ah, siete in... guarda qua là abbiamo delle persone lì veramente. Una studia la capo, nata nella giuria, e nei giudici. Allora, lasciamoci perdere, questi qua sono incorruttibili, dai. Un attimo che il meccanismo elettronico del voto... Grande tecnologia naturalmente. Certo. Procediamo uno alla volta, Vincenzo, come facciamo? Sì, sì, uno alla volta, dai, facciamo tutti insieme così. Tutti insieme. I tempi. Hola! Plan! Meno 5, meno 5. Bravissima Chiara! Praticamente non ti può superare nessuno. Sei già vincitrice? E vediamo un po' che succede là in avanti. Un applauso alla nostra Chiara! Un altro incompreso. Questo è veramente incompreso, guarda. Sì, è veramente preoccupante. Questo è pure un veramente bravissimo, Alluvino puro, c'è qualcuno che faccia un qualità di vino, vedo puro, raga. Ecco, okay. Alla giuria ci può dare un qualità di vino, dai. Quindi, signore e signori, al Festival degli Incompresi, Pasquale De Sensi. E accogliamolo con un grande applauso, il nostro mitico Pasquale. Detto, come ti chiamavo prima? No, lo posso dire, se fanno troppe chiare. No, come ti chiamavo prima? Come ti chiamavo? L'astronauta. Allora, il nostro Pasquale De Sensi ci fa ascoltare una canzone che ci ha fatto sognare a tutti, cioè quelli di una certa età, i ragazzi giovani naturalmente la conosceranno pure senz'altro, però questa è una canzone che ci ha fatto sognare. Quanti notti insonni con La Notte di Adamo. Se il giorno posso non pensarti, we'll be right back.
1965, il grande Adamo. Sapete, Adamo è emigrato piccolissimo dalla Sicilia, lui originario di Modica, se n'è andato in Belgio. Adamo è tra i 5 cantanti francesi che hanno venduto più dischi di tutti i tempi e nei primi 100 posti a livello mondiale. Ecco, è un artista veramente importante. Vuoi fare qualche domanda? Sì, Pasquale, da quanto tempo ti senti incompreso? Questo è il festival degli incompresi. Secondo me ci sono. Sei nato incompreso. E pensi di morire incompreso o ci sarà per te la possibilità di riemergere in questo mondo? Ma io ho sempre la speranza di poter essere compreso. Beh. Io allora nel frattempo la giuria può votare. Mi piace sognare, sono un sognatore. Però ti ho visto particolarmente concentrato, ho visto che guardavi il pavimento e ti concentravi. A chi pensavi però? A mia moglie. Allora, quindi dedichiamo questa canzone alla moglie. Qui c'è il sole negli occhi. Aspetta, devi sapere che io la moglie l'ho avuta in un programma televisivo come opinionista. Lei faceva l'opinionista. Quindi una famiglia di artisti. Sì, il massimo che diceva delle risposte. Questo. È vero? Battista l'opinionista, eccola qui. Buonasera a tutti e grazie. Un attimo, vediamo la giuria come si è scritta. La giuria, dai. Prego, alziamo la lavagna. Meno 4, meno 5, meno 5, meno 5. Scriba, scritto. Un grande applauso al nostro Pasquale De Sensi. Allora, Luisa. Lo chiamo io. Chiamalo, dai, chiamalo. E ancora qui, terzo. Terzo, sì. Ma terzo solo in ordine numerico. Numerico. Terzo cantante del Festival degli Incompresi, Francesco Rocca. Bravo. Dai, un bel applauso, dai, non vedo battere le mani, dai. Però Madonna, non è arrivato sorridente, Francesco. Torna indietro e vieni con il pimpante. Bello pimpante. Ti richiamo con più intensità. Signore e signori, direttamente alla Mezzo Terme per il Festival degli Incompresi, Francesco Rocca. Qua sa puoi chiamarlo, mamma mia, dai. Allora, il nostro Checco, che noi lo chiamiamo Checco, ci fa ascoltare una canzone dei Nomadi. Ti lascio una canzone. Qualche libro può servire, saprò alzare un volo e vedere dove sei, ti manderò a dove ti vai. Una valigia, pare un fine. Lascio anche il mio nome, perché non si sa mai. Ti lascio una parola, goodbye, goodbye, my friend, goodbye, goodbye, goodbye. Un saluto, che
Allora Luisa, che ti è sembrato Francesco, dai? Mi ha emozionata. Perché anche la canzone era bellissima, diciamo. Sì. Poi anche lui con una voce calda, sì. Uno dei brani più belli, era scritta Francesco Cuccini questa canzone, Sì, non lo sai, sì, penso proprio di sì. Ma a chi la dedichi questa canzone? A chi lasci una canzone? A Vittoria. Ecco, la sua ragazza che canterà dopo. Bene. Ma la ragazza è più brava di lui però. Ah. Sì, sicuramente. Sì. Allora. Giuria, sotto. Francesco, aspetta. Francesco, c'è un meno uno, però subito un meno due, meno tre, meno quattro. E meno, va bene, Francesco è andato a finire. Benissimo, un applauso al nostro Francesco. E allora, Luisa, adesso arriverà un altro amico, un altro artista. Lui è oriundo, diciamo, non è originario della Mezza Terme. Però vive da, vive da tanti anni e lavora qua alla Mezza Terme, lo conoscono tutti, qui è conosciutissimo, però dato che canta una canzone delle più romantiche canzoni mai scritte in Italia, canterà la fisarmonica di Gianni Morandi. Chi non la sa la fisarmonica è veramente, come dire, una colonna sonora della nostra vita. Posso domandare? Certo. Incomincio con la giurata Giovannella Viola. Giovannella, tu ce l'hai una canzone che ti ricorda qualcosa, che ti accompagna nella vita, che ti fa provare tante emozioni? Guarda, sarà una cosa strana, visto insomma la mia giovane età, però una canzone che mi piace è la canzone Se bruciasse la città. È strano perché magari dici una ragazza non può, eppure è una canzone che mi piace da morire. Bravissima Giovanna, allora ti anticipo che questa canzone è il repertorio di questa sera. Sì. Allora poi te la facciamo ascoltare. Allora, Luisa. Signore e signori, Oscar Masciari. Ah, Oscar, quindi l'artista incompreso di tu, alla fine di tutto questo raccontare. Cosa ci canti? Però dillo con la tua voce. La fisarmonica. C'è anche un po' la voce è un po' sottotono. Rauca, gli ho consigliato di mangiare una caramella. Olos Liptos. Come si chiama quella caramella? Vabbè, insomma, là. Grappa Liptos. La fisarmonica. Fisarmonica, stasera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Ma tu non piangere, non
musica cancella così, torna più grande che mai il desiderio di te, quando vivevi felice con me. Se chiudo gli occhi vedo il tuo viso, rivedo il tuo sorriso, ma le mani lontane non ci stringono più. La fisarmonica stasera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciavo le tue labbra, erano l'ultima volta che ne andavi da me. Una canzone del 1966, Gianni Morandi all'apice del successo, dopo una serie di canzoni che avevo proposto, c'era un ragazzo che come me, all'epoca non sono degno di te, in ginocchio da te, poi uscì questa qui, la fisarmonica, sempre su questo filone, e quindi successi straordinari, milioni di dischi, io ho tutti questi dischi a casa, ho una collezione di tutte le canzoni degli anni 60. Alcune volte ho fatto anche delle mostre con le copertine dei dischi, c'erano tutti in originale, c'erano almeno 300 dischi. Sei proprio l'incompreso. Qualche volta li porto al comune, facciamo una mostra, sindaco, facciamo una mostra su queste copertine degli anni 60. Non mi pigli assai. Quanto è? 10.000. Solo il patrocinio per il simbolo, però. Sì, eh? Sì, per il simbolo, sì. Allora, Giulia. La fisarmonica. Anche qui un grande applauso al nostro Oscar Nasceri. Grazie Oscar. Ma intanto che serietà la giuria. Sì, la giuria è veramente una professionalità. Sì, sì, ma una cosa, guarda Laura. Sì, via Peppa Paola che si casi. Sì, non c'è più Peppa Paola. Vabbè, ci sei tu però. Allora, scusa, adesso è la volta di Chi mi segue in televisione da tanti anni, dai vari programmi che abbiamo fatto, guardate, abbiamo fatto modestamente veramente programmi di successo. È la mia spalla destra, è quella che insomma rende le trasmissioni simpatiche, perché è simpatica lei. Come cantante, ve lo anticipo, fa un po' schifo, quindi vabbè, però diciamo. Come complimento? Ho detto che fai schifo, quale complimento? Però te l'ho detto col cuore, fai schifo. Ho detto che da una persona sei simpatica, ma come cantante fai schifo? La vuoi pronunciare il tuo proprio presentale? Sì. Signore e signori, una grande artista incompresa, Anna Maria Inzillo! Eccola qui. Fai ricredere allora Il pubblico del Festival degli Incompresi. Allora, no, lei ve la ricordate nelle vesti di Acumari Maria, poi ha fatto Anna Mary, poi ha fatto al Toto Sindaco la sindacessa, ha preso un sacco di voti. Un curriculum importante. Ma dici perché prendevi questi voti? Perché prendevi questi voti? Perché io avevo un simbolo, era quello della mazza, e io promettevo mazze a tutte. E anche perché poi io cercavo sempre l'appoggio di tutti e me l'appoggiavano tutti. Ah, te l'appoggiavano tutti? No, perché quando mi vedevo mi diceva: signora, non vi preoccupate che io vi appoggio.
si esibisce, come cantante o con una barzelletta? Allora, una barzelletta ce la vuole dedicare? No, barzelletta. Come barzelletta non sono, non so, ma mi vengono al momento. Come cantante sì. Mamma, non lo so, Mamma, mi parla bene. Ci provo. Allora, ci fa ascoltare una canzone che ha vinto anche un festival di Sanremo, questa qui. Un grande successo dei Mattia Bazar. Brivido, caldo. Anche perché ne avevo bisogno stasera. Un applauso a tutti voi. Attraversata da un brivido caldo, per sogni folli più grandi di me, mi vedo mille emozioni, contrasto, riparto da tra mille note di vita racconte e gli orizzonti che non vedo più, confusamente tra immagini stanche riaffiori anche tu. Se tu penso tanto, lo so, ti sento tanto. Meno 1 meno 9 c'è, meno 9
Ah sì, c'è un meno 5. Sì, deve spiegare, allora forse deve spiegare cosa forse significa. Forse senza la parte finale era meno 5. C'è meno 9, è questo. Come siamo al festival degli incompresi, io non ho compreso. E quindi ho dato 2 voti. Meno 5 per il cabaret, perché la signora è bravissima. Ah, vabbè. E meno 4 per la canzone. Quindi vale meno 4. Bravo, bravo. E io mi continuo a fare il cabaret. Grazie, grazie. Per la prossima edizione... cabarettista, va bene? Sì, sì, ma lì è imbattibile, però va. Garantito che lì è imbattibile. Facciamo un applauso a Fiona Maria. Allora. E chiamo velocemente qui Marzi Emilio. No, così non va, no. No, ci sono troppi supporti. Qui non va così, no. E che facciamo qua? Ma io andrei a chiedere a uno dei fan perché è venuto qui a suo supporto. Scusate, il panino va pagato, no? Una birra va passata. Allora, il nostro caro Emilio ci fa ascoltare una canzone, insomma. Sì. Allora. È moderno, lo sapevo, buonasera a tutti. Allora. Tecnicamente arriva il consiglio Mungi. Sì, credo voglia dire premi. Guardere Mungi, Mungi. Volevo salutare il mio gruppo, la New Hermione Dance. Salsa e baciate e pomodori, grazie. No, così non va però. Allora, ci fa ascoltare una canzone di Gianni Nazzaro. Questa è una canzone portata a successo 74-75. 74, non mi ricordavo bene. Allora, prego. Signore e signori, Masi Emilio con Io e Lei. Il primo sole mi accompagna nella mia stanza, penso a te, a chi per gioco o per dispetto mi sta facendo soffrire in te. Il nostro incontro è stato un caso, una tenerezza ed era stata mia. Lei guardava in faccia il cielo, io il viso suo, poi ad un tratto il suo respiro è diventato mio. Io e lei, questo sì che amo. Amore, quante domande, tutti sì del mondo ne abbiamo detti noi. Lei guardava in faccia il cielo, io un po' più in là, disegnavo questo giorno nell'immensità. Thank you.
signore e signori, Emilio Masi! Bravissimo! Ecco, no, Ivana, siediti per favore, e dopo quando canti tu, poi... E alzare una scarra che è grazie. Ma soprattutto allora, l'interpretazione, notando. Ecco. La canzone non è delle canzoni, insomma, che ha riscosso tanto successo. È una canzone così, diciamo. È una bella canzone, però non è quella. Incompresa, grazie. La canzone, no, la canzone incompresa. La canzone incompresa. Il cantante originale, insomma, tanto successo non ne ha avuto. Non l'hai cantata tanto bene. Il mio sogno è andare a ballare, eh! Però le salse, i tuoi colori! Però l'ha interpretata veramente bene! Soprattutto quando io e lei Aspetta Giulia, che voglio domandare! Colpo di scena! Voglio domandare alla nostra amica Tina Ciliberti! Questa è una canzone dei nostri tempi, siamo quasi coi tempi. Anche se tu ti mantieni giovanissimo, io voglio dire, sognino un po' concarrettato. Allora, questa è una canzone dei nostri tempi, 1974, no amico, 74, ci sono tante canzoni 74. Che ti ricordi tu del 74? Gli esami di maturità. No, non mi ricordo il 74. La canzone che ce l'ho nel cuore è Scende la pioggia. Scende il la primo pioggia. Disco che mi ha comprato mio padre. Bellissimo, Scende la pioggia, non ce l'abbiamo il redattore questa sera. C'è Emilio che è preoccupato. Te la posso cantare io dopo. Emilio, che dici? Hanno già delle canzoni che gli piacciono, io spero che queste gli piacciono stesse. Beh, però nella vita si parte da meno uno per arrivare a meno cinque, no? So quindi va bene. Poi già se non è zero. No, già va bene, meno uno già va bene. No, ma mi va bene già per i miei amici, sono venuto apposta per loro. Potevate scegliere qualcun altro, però va bene, non incompreso. Giuria, prego. Esagerate, meno tre, meno uno, meno quattro, La giuria, colpo di scena, la giuria è contestata! È contestata la giuria, dai! Facciamo un applauso alla giuria! Sì, ciao! Grazie, a dopo! Veramente, allora, permettetemi che ve lo presento veramente, se noi abbiamo fatto questo titolo, non ho capito. Ha cambiato allora, verbo, schiaccia. Allora, se abbiamo fatto questo titolo, abbiamo messo questo titolo degli incompresi e si calza a un concorrente questa sera, si calza a questo signore in pieno. Io ho ascoltato tanti cantanti nella mia vita, gente come noi che ha cantato. Vi dico che lui veramente non ha avuto forse la possibilità in quegli anni quando era giovane, magari voleva un po' spinto perché doveva lavorare, in famiglia c'era tanto bisogno, però se c'è un incompreso per eccellenza è lui. Signore e signori, il Zillo Domenico! Eccolo qui! Allora, detto Mastro Mike, Mastro Mito, ci fa ascoltare una canzone di Tony del Monaco, no? Tony del Monaco? Mario del Monaco. Ma sempre, perché dico Tony del Monaco? Mario del Monaco, grande tenore, Mario del Monaco, una canzone che ha avuto un successo straordinario. Mi sembra che era una cover questa qui, era una canzone inglese, poi fatta in italiano. Vuoi presentarla tu? Signore e signori, in Zillo Domenico con Vita Mia! Vita mia, vita mia, unica ragione tu della mia vita, dal momento che ti amo, tutto è diventato facile. Il mio tempo non è inutile per
dedicato a te, vita mia. Anna Maria Inzillo, siete parenti? No, veramente mia figlia. Ah, una figlia d'arte, complimenti. Grazie. E poi c'è anche il genero. Sì, è maestro d'orchestra, quasi. Ma sei campano, ma sei campano. Ma sei campano, ma sei. Guardi attentamente la giuria, giuria, voto. Importante. Meno 5, meno 4, meno 5, meno 5, meno 4, scritta, scritto. Grazie. Grazie. Ci deve salutare. Signore e signori, buonasera a tutti. Grazie. Un grande applauso al nostro Mastro Mike. Allora, Luisa, cosa arriva adesso? Guarda, non ci facciamo mancare niente. Ah, adesso però deve venire la moglie qui, ti devi sedere qui, che ti deve dedicare la canzone, dai. Prima vieni tu. No, prima viene la moglie. Prima viene la moglie. Portati la sedia, portati la sedia. No, lì no, ti devi portare la sedia, dai. Enzo, porta una sedia alla signora perché c'è una dedica speciale. Quindi c'è... sarà una canzone d'amore. Sì, una canzone d'amore che, come aveva annunciato la nostra Giovannella. Signore e signori, Alfonso Renda con Se bruciasse la città. Te la dedico alla moglie. Senti qui. Contenta la moglie. Oh, lui dice, no? Ma avete messo da prima assumere con me, ce ne portare voi. Non ti preoccupare, guarda già, quella che ha manca marcata la moglie, già, dai. Vai, vai. Mio non dorme mai per me, sa che di me sono la seconda. Faccio, faccio un applauso di incoraggiamento, dai, dai. Ma no, il microfono devo andare. Ah, perché?
dovevo guardare, no? Riproviamoci, non è successo nulla. Ma mettete là, mettete là. Allora, facciamo signori, anche Cementano nel festival del 1971-72, non mi ricordo, con chi non lavora non fa l'amore, incominciò male, poi riprese e poi vinse il festival. Secondo me ti auspicio stasera che tu vincerai questo festival. Alfonso, prego. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio l'uomo sposerai, se in fondo al cuore c'è un ragazzo, solo io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. Ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Questa città c'è ancora un uomo insieme a te, se in fondo al cuore sì, c'è un ragazzo, sono io. Ma il prato di periferia, visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Stasera che sgrazza la carta. Allora, glielo fai la foto col bacio, eh? Forza. Benissimo, allora. 31 anni di matrimonio, eh? E siamo pure nonni, quindi più c'è di questo. Complimenti alla moglie. Ah, pensavo di più, veramente, guarda. Rimani qua, aspetta, rimani qua che dopo devi cantare. Ma hai notato il da te come lo faceva? Ma si può sentire a cappella? Sì. La parte da te, da te. No, perché era particolarmente piena di sentimento. Da te, da te, da te io correrei. Più importante. Giuria, a voi. Disgrazia mia, però. Dai.
C'è il presidente di giuria che è indeciso, la dottoressa Spinelli. Ma tutti meno uno, dato, là, stasera, tutti meno due. È fortunato in amore. Allora, un applauso al nostro Alfonso. Allora, Luisa. Un gruppo spagnolo. Questo è un gruppo brasilero. È la mia ultima produzione. No, perché per chi lo sa, io produco degli artisti. Questo è l'ultimo gruppo che sto producendo. Sto portando in successo in una tournée in tutta l'Europa. Sta riscuotendo moltissimo successo. Per le feste patronali soprattutto. Quello importante però, grandi concerti negli stadi, accolti veramente a Luca Imponi, alla Graparizza, un po' a Bucolia, a Lucrozzano. Signore e signori, il nome già ve lo dice. Il nome ve lo dice, vi auguro che non avete mangiato troppo, perché arrivano i Los Vombicos. Eccole qua, cogliamolo con un bel applauso, i Los Vombicos. Veramente, più passa il tempo e più sono onorata di presentare questo festival. Guarda, è una cosa. Signore e signori, aspetta. Vuoi fare l'intervista prima? Sì. Chi è che un vaccino che avete portato? Sì. No, un vaccino serve poi quando uno all'occorrenza. Io vorrei sapere il nome, perché questo nome? Chiedo ad Anna Maria. Allora, purtroppo quando guardano a lui gli viene in mente Vombicos, capisci? Quindi, non so, magari allora è similare la cosa. È una parola che si può avvicinare, una parola lamitina che si può avvicinare a questa espressione Vombicos. Gastroenteritis. Va bene, è stata abbastanza descrittiva. Male di panza, come te ne va bene. Allora, un grandissimo brano, un grandissimo successo, potete accompagnarli col ritmo delle mani, io li aiuterò anche, ma c'è un microfono mi aiuta? Sì. Va bene. E allora ve la vedete da sole, ragazzi, perché in genere li aiuto su questa canzone. Vi aiuto o ve la cantate da sola? Ve la cantiamo da sola. Questa è una canzone che dedicano sempre a me una volta che ho avuto un piccolo intervento. Ho avuto un piccolo intervento e loro mi dedicavano questa canzone. Sono venuto a casa e me la cantavano. Adesso ve la cantiamo a voi. Signore e signori, i Los Vombicos con Che Dolor. Yeah.
Ecco, allora avete capito perché si chiamano lo Swan, perché sennò si capiva. Luisa. Sì, no, ero io che non volevo entrare. Io l'avevo avvisato, però è così. Secondo me perde tutto il numero uno. Sicuro. L'importante è partecipare. Certo, sempre, certo. Sempre. Bene, io direi, giuria, che dolor, a voi il voto. Così non va, eh. L'unico voto serio l'ha dato la Presidente. Avete tutti i piantini nell'armadio? Che cosa, dai. Ma avete cazzato la giuria, no? Sulla, sulla Presidente. È rigida, No, la dottoressa Spinelli. È rigida. No, ha gradito, ha gradito. Ma lei capisce un po' di più, secondo me. No, perché l'altro è proprio zero. Allora, un applauso ai nostri compitos. Ebbene, dai Los Bombicos passiamo a Peter Mendez. Peter Mendez, grande artista degli anni 60, dai, forse quello vuole fare un applauso, è proprio un grande artista. Ma da dove arriva? Peter Mendez da Torino, da Orbassano. Da Torino. Orbassano. Prego, questo, un po' alto. Mi scusi, ma perché si sente il microfono? Non sempre il microfono, visto l'altezza, no? che facciamo? Lo passiamo qui? Come? Ti do il mio, dai, ti do il mio. Ma anche senza microfono l'altro. Sì, no, perché lui va nel pubblico, capito? Va si bene. Muove, è un grande artista. Ci fa ascoltare una canzone? La canzone... Chi la cantava questa canzone? Non lo so di correre, non mi ricordo, aspetta. No, quale gigante? La cantava... aiutami, dov'è? Non lo so di correre. Gli showman, eccolo qui, gli showman. E Patrick Sanson pure, no? No, gli showman. Allora, non lo so, ti vorrei una gran bella canzone questa qui. Bene, speriamo rimanga tale. Com'è andata? Com'è andata? C'erano 1000 persone veramente. Vabbè, qua ce ne sono 800. Sono di più, no? Stavo scherzando, però. Bene, signore e signori, Peter Mendez con Un'ora sola ti vorrei. Veloce, veloce, forte. Thank you.
mai. E in quest'ora con lei la vita mia per te. Io non vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi. Ma se mi vuoi bene, non mi niente sai. E la vita mia per te, una la sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai, e in quest'ora con me Certo, dopo, dopo. Un autografo a lui. Ma anche dopo, anche dopo. Che fa? Che è successo? È da poco che sta parlando il grande Peter Mendez. Allora, l'altra sera dove sei stato? All'Acqua d'Auto? No, non mi hanno invitato. Più vicino? Alla Stradella? No, sono andato. E dove? In un locale. In un locale c'erano mille persone in un locale. Ricordate un po', dai, vediamo. Complimenti. Aspetta un attimo che voglio domandare alla nostra avvocato Mary Saladino, visto che bella canzone questa qui, una canzone degli anni 60, fine anni 60, però non mi ricordavo l'artista che l'ha portata a successo, me l'ha ricordato Ennio. Questa è una delle canzoni più belle che ci sono state. Tu invece quale canzone ricordi? Alba Chiara di Vasco Rossi. Simo, giustamente, lei è una ragazza, anche tu sei una ragazza, però tu c'è un motivo, l'hai detto, invece lei, Alba Chiara, hai detto, bellissima canzone, non mi piace lui cantante, però la canzone è bella. Allora. E Peter è preoccupato. Perché Peter? Non dovrebbe essere preoccupato, ha cantato in maniera divina. Guarda, se la giuria non ti dà i voti come si deve, caccia in un tragero, guarda, sicuro. No, io sono abituato a stare in mezzo al pubblico, non fuori. Per me è stato un po' un sacrificio stare qui sopra. Anche e io vi noi. Ringrazio lo stesso e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Giuria, prego, vediamo i voti della giuria, signor Peter. Un attimo. Deve spiegare. Presidente di giuria, meno 2-5. Deve spiegare cosa significa. Significa questo, mi rendo conto che la sua grande forza è l'interpretazione, che è stato purtroppo diciamo costretto a stare sul palco, avrebbe potuto rendere molto di più, quindi io do meno 2 il voto reale, però a livello di interpretazione e di potenzialità meno 5. Quindi il voto è... bravo. Quindi la prossima volta come per dire, deve invitare la dottoressa Spinelli quando si esibisce in un locale. Come per dire, quelle belle donne, no, che tutti la corteggiano ma non se la sposa nessuno. Allora, come ti ha detto il presidente, sei bravissimo, però il voto è basso. Veramente non è mica soltanto l'altro. Quindi un applauso al nostro Peter Mendez. Grazie.